work out near Area 51 and had seen flying saucers out there. It sounded outrageous at the time, but that interview with Bob Lazar turned Area 51 upside down. We coaxed a reluctant Lazar into returning to Las Vegas to talk about it. Quarter century ago, not many people outside of the Sto lavorando. No, non vengo, non vengo. Come non vengo? No, allora, evidentemente qua non ci siamo capiti bene. No, no, allora, appunto, non ci siamo capiti, perché scusate, ma che stai facendo, scusa? Eh? Dobbiamo fare una spuntatina alla barba e ai capelli. Siediti. Alla barba. Sì. Ma alla barba di chi? Siediti. Oh. Cos'è questa cosa? Questa è una crema di cacao, sono fatta apposta per te, dai, stai buono. Ma non esiste. No, sì, dai, stai buono. Lo so, non sembra, ma è capace. È imparato da mamma a fare le acconciature. Ti do, spostati un po'. Però non la devi fare innervosire. Non mi fare innervosire. Devo andare a prendere una cosa là. Dopo la barba. Non devi toccare la barba. La barba, non me la devi toccare, la barba. I must not forget to breathe. Yes, I know it sounds silly. But you see, I've been dead for years and now I just wish I could cry like a mom. But your smile is not fair of you to be. So bright and real. You look great, Professor. So do you, Stella. Allora, andiamo? Yeah, let's go. Oh, when you're here. I was wondering, would you do me a favor? Sure.